La carenza del personale medico continua ad essere un problema strutturato alla sanità marchigiana, eppure i giovani medici continuano ad arrivare. 170 quelli proclamati nel weekend scorso dalla cerimonia tenuta dall'Ordine Provinciale dei Medici all'Hotel Flaminio. Una boccata d'ossigeno per il futuro che non risolve però le impellenze del presente. 170 sono i medici che hanno giurato domenica scorsa, però c'erano degli assenti, quindi di fatto negli ultimi 3 anni, 2 anni e mezzo, l'Ordine dei Medici ha iscritto questi 170 più altri 60 tra medici e odontoiatri, quindi sicuramente siamo in forte crescita come numero di colleghi iscritti all'Ordine. Però questo non vuol dire che, sì, è vero che prima o poi la carenza magari ci auguriamo che finisca, però per altri 2 o 3 anni saremo in sofferenza perché ancora non ci sono nuovi medici di medicina generale e questi ragazzi ancora frequentano i primi anni delle scuole di specializzazione, quindi di fatto attualmente e per altri 2 o 3 anni medici di medicina generale, guardie mediche e specialisti saranno carenti sicuramente. Aspettando le nuove leve, la sanità marchigiana sta ricorrendo a piene mani alle cooperative private. Allora, il problema delle cooperative e la loro gestione, secondo me, non è assolutamente corretta. È vero che si fanno i salti mortali per reperire i medici, in Calabria cercano i cubani, in Sicilia cercano gli argentini. Qui da noi le cooperative la stanno facendo da padrona, nel senso che invece di uno stipendio se ne viene a prendere uno doppio o anche triplo facendo meno turni e più riposi, bisogna dire anche questo, che non è solo l'aumento dello stipendio, vuol dire che anche la prospettiva di una vita sicuramente migliore, quindi sicuramente noi come ordine ribadiamo la nostra contrarietà a questo sistema, nel senso che si devono trovare dei meccanismi premianti per i medici, soprattutto quelli che sono impiegati nei servizi di urgenza e di emergenza, e senza attingere da queste cooperative nelle quali, come vedete, come leggete tutti i giorni su tutti i giornali, non si sa che provenienza abbiano, non si sa che esperienza abbiano. Quindi, siccome l'ordine prima di tutto deve tutelare e garantire la salute dei cittadini, chiaramente non può essere d'accordo che certi medici senza controllo e che fino all'altro ieri hanno fatto tutto un altro mestiere vengano collocati nei pronti soccorsi dei servizi di emergenza senza nessuna esperienza e praticamente senza nessuna garanzia appunto per i pazienti che si rivolgono a loro.